Scandale sabato 27 agosto 2011, ore 9, 21 e 10. La saga del Fico d'India organizzata dalla Proloco di Scandale sotto il patrocinio dell'amministrazione comunale sta entrando nel vivo. La gente che è cominciata ad affluire in modo sostanzioso in piazza San Francesco, centro storico del paese, dopo le 20:30 circa, comincia a diventare numerosa e affolla i vari stand. Quello che vedete inquadrato è quello del salato, dove è in distribuzione la pasta, penne e risotto preparati con sugo insaporito, insomma al sapore di fico d'India, quindi con fico d'India, e che le volontarie della Proloco stanno distribuendo non con poche difficoltà, visto l'accalcamento e la folla che c'è e i soliti furbastri che cercano di passare da altre parti, da altri lati, per essere serviti prima. È la solita non pazienza delle persone che si lamentano continuamente, insomma, della fila. È una sagra in una piazza storica, non larghissima, bisognerebbe avere un po' di pazienza, prima o poi arriva il turno di tutti. Adesso invece lo stand inquadrato è quello dove c'è in distribuzione gratuita il fico d'India. Alcuni signori, alcuni contadini, insomma, stanno sbucciando il fico d'India, che distribuiscono gratuitamente a tutti i presenti, chi lo desidera, mentre per gli altri stand, lo ricordiamo, anche perché la cifra è puramente simbolica, si paga 2,50 euro per avere il salato, il dolce, il gelato, il liquore, insomma, svariati altri prodotti, mentre un euro solo per la crepe o il bombolone, mi sembra, che è lo stand che vedete adesso in lontananza e che sto avvicinando. Quindi, come vedete, la gente c'è, quindi possiamo affermare già da adesso, quando ancora sono le 9:10, quindi proprio all'inizio la pasta è iniziata a essere distribuita da pochi minuti, la piazza è già piena, le parti vuote che vedete sono dovute alla presenza del service per la musica, il concerto di Nino Montenegro, che inizierà a momenti. Lui è già stato, ho già provato alcuni minuti fa alcune canzoni, gli strumenti, e tra poco inizierà anche il concerto di Danilo Montenegro. C'è gente già che ha saltato magari il salato, oppure ha già preso il salato e sta facendo la fila ai dolci, qualcuno già ha voluto gustare il gelato, il liquore o la crepe. Continua questo movimento, mentre vedete i volontari della Proloco che si fanno largo per portare, insomma, quello che serve ai vari stand, in questo caso i tovaglioli. E c'è appunto gente che lavora dietro i vari stand, e le persone, insomma, gli ospiti che fanno la fila per ottenere le pietanze. Ripeto, un po' di pazienza in più non guasterebbe, ma capiamo forse che qualcuno potrebbe avere a quest'ora un po' di fame, tanto per lanciare via una scusa. Sullo sfondo il Palazzo Baronale Drammis, che forse per la prima volta da quando si fa questa sagra è malinconicamente chiuso, visto che nei giorni scorsi è venuto a mancare il professore Giovannino Drammis, che ne era il custode insieme alla madre. Senza di lui la mamma non può stare, quindi si è trasferita da una figlia. Quindi il Palazzo Baronale Drammis, nel quale vennero girate, dal quale furono girate alcune scene del film Il Brigante di Castellani, monumento storico di Scandale, per la prima volta questa sera una manifestazione pubblica è malinconicamente chiuso, e la cosa non può farci che dispiacere, ma ci fa soprattutto dispiacere la dipartita del professore Giovannino Drammis. La gente continua ad arrivare, dalla parte di là dal muro, da dove non si può vedere da questa posizione, sono alcuni stand oltre alla cassa, insomma c'è lo stand del Miele di De Biase, un stand di quadri di Bonparola, un altro stand dell'artista pittrice Lucia Paglia, poi altri stand di oggettistica, Monili, insomma bigiotteria, molto carini,
che fanno bella mostra di sé. In più c'è, più avanti c'è lo stand dove si mangia del Brigante, che sta proponendo panini, pizzette, e lì vicino c'è anche uno stand della provincia che sta dando informazioni turistiche sulla provincia di Crotone, sulle varie località turistiche di Crotone e provincia, con due simpatiche ragazze, insomma un signore, che stanno proponendo volantini, brochure ai cittadini scandali, ai turisti che vogliono informarsi sulla nostra bella provincia.